Allora, buongiorno a tutti. Adesso abbiamo una conferenza con Maurizio Nierre. Io vi racconto un attimino come si costruisce una rete attraverso, diciamo, le lingue minoritarie. Noi abbiamo conosciuto Maurizio Nierre a Napoli, a un convegno sulla traduzione, al quale avevano partecipato molti anni fa Peyre Inghilante e Franco Brozzater. Quando sono tornati a casa mi hanno detto: ma abbiamo conosciuto una persona straordinaria a Napoli, un linguista antropologo che ha fatto tante cose, entusiasta di tutto quello che facciamo. Allora l'abbiamo contattato, era il periodo in cui avevamo organizzato la camminata per Occitano, Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Lui ci ha aiutato a portare avanti l'iniziativa, non solo, ma è venuto a camminare con noi per diverse tappe dell'Occitania a pè. E da lì abbiamo iniziato a lavorare con lui e lui ad Ostana ha portato veramente tanti scrittori. E tanti, tanti scrittori che vengono da diverse parti dell'America Latina, e dal Messico, dall'Ecuador. E con lui quindi in questi anni abbiamo continuato un periodo di riflessione, è una bella storia in comune. Siamo veramente contenti di averlo oggi con noi per questa conferenza che andrà senz'altro ad essere molto interessante. Ecco, gli do la parola. Grazie Maurizio di essere con noi Grazie. oggi. Grazie. Allora, io voglio dire alcune cosette che penso che siano importanti per pensare un po', riflettere sulla questione degli scrittori locali in lingue minoritarie e nel mio caso, di quello di cui io parlo, sono i cosiddetti indigeni, anche se questa parola è molto, non dico controversa, ma insomma c'è un po' da pensarci su, perché c'è anche uscito un libro a qualche tempo fa che dice indigeno a chi? Perché chi è che potrebbe dire che non è indigeno del suo territorio? Beh, certo, ormai sono tanti i viaggi, le migrazioni, le cose, ma uno in qualche modo è nato in un certo luogo, è vissuto lì, è indigeno di quella regione. Allora c'è molto da riflettere su questo. Comunque, la principale questione, perlomeno per le aree del mondo in cui ho passato più un bel po' di tempo, e ormai sono più di 50 anni che vado in Amazzonia e un po' più di 20 che vado in Messico, e la questione, perlomeno in relazione a queste lingue, che sono lingue minoritarie, cioè rappresentano, sono parlate da una percentuale. Non il totale della popolazione, a volte una percentuale bassa, però l'importanza, una cosa importante è la forza che quelli che parlano queste lingue danno a loro, il valore che le danno. E quando c'è la scrittura, che cominciano anche a scriverle, perché la cosa importante è avere anche delle lingue che cominciano ad essere scritte, oltre che solo parlate, l'importante è che siano scritte. E che qualcuno provi anche a scrivere qualcosa in cui ci metta un certo valore estetico, la narrazione, la poesia, tutto questo. E allora sono un bel po' di anni che sto seguendo nelle popolazioni dove sono stato, principalmente in Amazzonia, in Sud America e in Brasile, e in Brasile anche, ma più che altro in Amazzonia. L'Amazzonia dei paesi andini come Ecuador, Bolivia, Perù e il Messico, l'America centrale, e vedere quali e quante popolazioni di queste, quante persone di queste popolazioni hanno voglia, hanno l'animo, il coraggio, dico io, di scrivere nella loro lingua, perché è facile mettersi a scrivere in francese, in spagnolo, in italiano, ma altra cosa è cominciare a provare a scrivere in una lingua che deve ancora avere una spinta ulteriore per affermarsi e essere conosciuta nel mondo. E questo è un passo ulteriore. Allora, qui se potessi dirvi qualche cosa, innanzitutto ci sono molte riflessioni da fare proprio sulla situazione delle popolazioni indigene. Adesso io mi concentro specificamente su quelle del continente americano, perché come
questo lo ha scritto anche giorni, 2 o 3 giorni fa, o ieri, non mi ricordo, il giornalista Giannetta dell'Avvenire, e l'ha scritto anche domenica un nostro collega che si chiama Adriano Favole, che è un antropologo dell'Università di Torino, e ha scritto la questione che io presento, porto avanti da tanto tempo, che le popolazioni indigene, quasi tutte quelle del mondo, sono in qualche modo prigioniere di territori che gli sono stati imposti sopra, perché loro con gli stati nazionali in cui sono in qualche modo incastrati, prigionieri, non c'entrano niente. E quindi c'è questa questione che loro gli sono cadute addosso queste frontiere come a noi ci cadesse addosso una grande gabbia che ci tiene chiusi dentro. E quindi poi ci sono le riserve, quindi ci sono poi i territori che gli concedono, tutte questioni imposte dagli stati, per cui facevo un paragone giorni fa, parlando proprio con questo giornalista che ha scritto sull'Avvenire, Giannetta, il fatto che a noi ci è sembrato una gran cosa essere qua più o meno reclusi per 2 o 3 mesi per colpa del virus, ma per tantissime popolazioni del mondo questo è normale, cioè non è che possono, né hanno i mezzi economici, perché anche per andare in giro bisogna avere qualche soldo, né i mezzi economici, né la capacità, sono chiusi in territori, questo è quanto, e quindi c'è una certa somiglianza fra noi adesso, finalmente cominciamo a capire anche qualcosa di più forse, cioè essere confinati in un certo territorio e non poter andare da altre parti. La seconda somiglianza è che ci è caduto addosso questo virus, misterioso per noi e per tutti, e questa è la condizione specialmente per gli indigeni del continente americano, e specialmente avete letto anche quello che sta succedendo in terre più remote come l'Amazzonia, in cui questi virus misteriosi, adesso noi perché stiamo cercando, anche i nostri scienziati stanno cercando i vaccini e tutte queste cose, ma quando noi siamo arrivati, noi dico europei, quando siamo arrivati per esempio nel continente americano oppure in Australia, siamo stati ovviamente portatori di ogni genere di sciagure, tra cui in primo luogo, ma proprio in primo luogo, i virus e le epidemie. Quindi è morta gente come mosche perché siamo arrivati noi, pensate un po' che piacere avevamo di vederci. Quindi portatori, proprio gli untori, arrivavano gli untori. E allora noi adesso siamo, vedete, 2 somiglianze, siamo prigionieri e abbiamo questo virus misterioso che per fortuna in certe parti del mondo sta un po' diminuendo di forza, ma in altre parti, proprio quelle di cui vi parlo io, per esempio il Sud America, l'Amazzonia, ma anche il Messico, sta crescendo, e sta crescendo proprio fra le popolazioni più indifese. Quindi c'è un bel po' di aspetti su cui riflettere e su cui pensare alla nostra condizione e a quella di tante popolazioni del mondo. Ora, una cosa importante è comunque che a tutte queste cose che ci cascano addosso, che ci sono successe, che stanno succedendo, se uno ha un atteggiamento in qualche modo di resistenza, di trovare alternative, non sono alternative per risolvere il problema dei virus, ma sono alternative per trovare la forza, diciamo, spirituale e morale di resistere e di far fronte al mondo che spesso per colpa nostra, del nostro mondo occidentale, ma parlo più che altro del capitalismo occidentale, sta distruggendo il pianeta. Allora, qui c'è molto altre cose da dire, perché io ho visto che via via, da quando ho cominciato a seguire gli scrittori di alcune popolazioni indigene del mondo, loro, che sono dei finissimi osservatori del mondo naturale, che sanno dirti ogni insetto, quando è che viene fuori, cosa fa, cosa non fa, in quali alberi sta, in quali fiori sta, gli uccelli e così avanti, via via si rendono conto che il mondo si sta impoverendo. Avrete tutti letto giornali, sono libri, quello che si vuole, non so, che le api sono un indicatore sicuramente delle condizioni di salute del pianeta, e
e le condizioni sono sempre peggiori. Gli indigeni questi l'hanno sempre saputo, hanno sempre guardato quanti insetti c'erano, cosa facevano. E pensate un po' a una cosa, anche questo, perché noi parliamo tanto, e questo ha a che fare anche con questa questione degli scrittori in lingua indigene, parliamo tanto di lingue che si stanno perdendo, stanno abbandonando. I motivi sono tantissimi, ma pensate un po' se il nostro mondo, pensate a un vecchio, non so, che lavora nei campi, nelle montagne, dove sia del nostro mondo, il mondo gli si disfa, non c'è più di che cosa parlare in qualche modo, tutti gli oggetti, i referenti di cui parlava non ci fossero più. A noi ci può sembrare quasi, quasi assurdo, ma per le popolazioni indigene, che avevano nomi, verbi, molti verbi per parlare, appunto dicevo, degli insetti, degli uccelli, così, invece via via questi non ci sono più. Allora le persone, diciamo anche un po' più avanti negli anni, di che cosa parlano? Quali sono i referenti di cui parlare? Ai giovani, ai bambini, poi gliene importa sempre di meno perché pensano ad altre cose e la scuola fa di tutto per svuotare questi contenuti di solito nel mondo. La scuola è un agente terribile di distruzione culturale, no? E allora, quando c'è qualcuno che invece dice adesso basta, adesso dobbiamo provare a resistere a tutto questo in qualche modo, dobbiamo provare a fare qualcosa, a resistere per esempio attraverso la scrittura, attraverso un video, attraverso dei materiali che possono essere fatti, attraverso forme teatrali, tanti modi, beh, questi sono passi molto importanti e credo che questo bisogna dargli appoggio e dargli il merito che hanno, perché sono forme di chi punta i piedi e dice no, io non ci sto a farmi cancellare dal pianeta così. Ora che tante popolazioni del mondo, siamo le popolazioni indigene, credo che tutti sappiate che si calcola, ma questo perlomeno i linguisti sono molto in dubbio, è un dato controverso, tra le 6.000 e le 7.000 si dice nel mondo, e molte di queste oggi hanno già una forma scritta, però quanti la praticano? Come anche noi, pensiamo alle nostre parlate regionali, quelli che a volte sono chiamati in modo discriminatorio, dialetti. Quanti sono in realtà, si pratica la scrittura nei dialetti? Perché ci sono ragioni di Stato per cui si impone in Francia il francese, tutto il resto sono patois, anche l'occitano è una considerata, non va bene. Insomma, voglio dire, ci sono ragioni di Stato che soffocano queste scritture in lingue, diciamo, minoritarie, per così dire. Questo è importantissimo. Capire questo, avere le idee chiare, che c'è tutto un gioco politico, oltre che la distruzione del pianeta, di cui siamo tutti ampiamente consapevoli, credo che proprio oggi sia il giorno dell'ambiente, della verità, quindi è giusto parlarne proprio oggi. La distruzione dell'ambiente, gli interessi degli stati per distruggere quanto più possono la diversità, questo è qualcosa che viene da molto lontano nel tempo. Pensate un pochino, non so, alla nostra gloriosa storia, che ne so, romana, i romani che andavano in giro per l'Italia a conquistare popolazioni, senza fare granché di cose, nel giro di un secolo o due le popolazioni minoritarie che i romani conquistavano, questo non ce lo dicono i libri di storia, perché c'è sempre l'idea della grandezza, della conquista, tutte queste idee di tipo nazionalista fascistoide, i romani andavano in giro e nel giro di un secolo, due secoli, anche civiltà importanti come quella degli Etruschi smettevano di parlare la loro lingua, smettevano di scrivere se stavano scrivendo la loro lingua, perché passavano tutti al latino. Allora questo è importante, avere questa prospettiva. Così sta avvenendo in forma molto più accelerata e veloce in tante parti del mondo. E se leggete, ogni tanto qualcuno legge un giornale, qualcosa, anche quello che sta succedendo in Brasile, per esempio, è successo negli Stati Uniti, è successo dappertutto, l'estinzione delle popolazioni locali passa in primo luogo attraverso uno svuotamento, io uso molto questa parola, svuotamento dei loro contenuti. Vuoi dire, tu non conti niente, quello che c'è da dire sono idiozie, non vogliamo nemmeno saperle. Poi ovviamente vi dicono, la tua religione è un'idiozia o quantomeno qualcosa di eretico, lascia perdere. I tuoi contenuti anche poetici, quello su cui adesso dirò qualcosa,
sono molto, non ci importano per niente, non servono a niente. Quindi c'è una questione proprio di disprezzo di maggioranze, disprezzo delle maggioranze verso le minoranze, che sono minoranze linguistiche, minoranze in Italia diciamo dialetti, in Francia dicono patois, in tante parti del mondo sono appunto lingue di popolazioni indigene che a volte si dubita anche di che siano lingue umane, e dicono ah, sono lingue di gente inferiore e così avanti. Allora, piano piano, quando ha cominciato a venire fuori qualcosa anche della scrittura di queste popolazioni, questo è stato molto importante. E io potrei quasi quasi, per la parte del mondo di cui mi occupo, io ho vissuto in Brasile qualcosa come 7-8 anni, quando ero giovane, sono andato a insegnare in un'università in Brasile, e lì ho cominciato a conoscere molta gente che, anche indigena, perché facevo viaggi lunghi per l'interno del Brasile, come dico spesso ridendo, il Brasile l'ho girato a piedi, altro che la marcia dell'Occitania, sull'Occitania, di cui parlava Ines Cavalcanti. Ho girato il Brasile a piedi, in canoa, sul dorso di un somaro, quello che era, per andare in giro, e ne ho viste tante. E, girando per il Brasile, ho cominciato a trovare già in quell'epoca qualche giovane, qualche ragazzo, ragazza, a volte le donne hanno anche più sensibilità per cominciare a prendere carta e penna e provare a scrivere qualcosa, e il primo libro di cui io abbia notizia, il primo di cui abbia notizia, uscito tra i popoli americani, io non so per l'America del Nord, nell'America del Nord sono successi anche casi interessanti, tra quelli che noi chiamiamo in modo razzista pelle rossa, quelli che noi chiamiamo pelle rossa redskin in inglese, qualcuno aveva cominciato a scrivere già negli anni del 1920, 30, 40. Per il Brasile il primo libro che è uscito è questo, che ora ve lo faccio vedere, il titolo è, questa è l'edizione brasiliana, non ce ne sono altre, il titolo è Prima, antes, il mondo non esisteva. Ed è il racconto di due scrittori indigeni, qua c'è il loro nome, di una parte molto remota del Brasile, che ragionavano su come poteva essere il mondo prima di esistere. Il mondo prima di esistere e come è successo che il mondo cominciasse a esistere. In qualche modo quello che noi abbiamo nei nostri racconti, tipo della Genesi, no, della Bibbia. E questo libro è uscito 40 anni fa. È uscito nel 1980. Allora, piano piano ha cominciato a esserci una serie di persone, sempre poche, perché sono poche le persone che hanno coraggio, lo spirito, la forza di mettersi a scrivere cose di questo genere. Ci vuole molto, molto... E poi in quell'epoca, anche qua per esempio, faccio vedere, scrivevano a mano su dei quaderni, non è che mica avevano il computer, niente di tutto questo. A mano su dei quaderni, facevano dei disegni in cui mostravano com'era il loro territorio, perché il territorio è sempre una cosa, ma poi qua i disegni, il loro territorio, e descrivevano questo, riempivano quaderni di scrittura per lasciare la memoria di quello che era. Piano piano sono passati gli anni, e anzi in questi stessi anni di cui vi sto raccontando, di questi due scrittori brasiliani, non è giusto dire questo, ecco, questa è una cosa a cui io sempre mi ribello. Non è vero che sono brasiliani, il Brasile a loro, come a tanti altri, gli è caduto addosso. Loro per caso un giorno hanno saputo, oh guarda ci troviamo in un paese che si chiama Brasile, oh guarda ci troviamo in un paese che si chiama Perù, e così avanti. Ma loro che ne sapevano? Loro vivevano nel loro mondo e questa è un'imposizione ovviamente del colonialismo occidentale. Piano piano, nel frattempo, in tante altre parti, io posso parlarvi solo di qualche parte del mondo che conosco direttamente, perché c'è un'immensità di cose da dire, altri sono venuti fuori altre persone che hanno imparato a leggere e a scrivere, come nel caso del Messico, che è l'altro posto dove vado da tanti anni, con Flavia Couturi, anzi Flavia ci andava molto prima di me, c'era un pescatore che...
un pescatore dell'Oceano Pacifico che si chiamava Juan Olivares, era un uomo molto, molto amato e da tante persone, ma anche difficile perché era una figura unica, che scriveva molto. Quindi, giusto oggi mi sembra che si parli di Sepúlveda, che fra le altre cose l'ho conosciuto bene a più riprese. E Sepúlveda era stato proprio nella regione di cui adesso vi parlerò, quella degli Shuar dell'Amazzonia, e aveva scritto anche quel libro, Il Vecchio, che leggeva poemi di amore, no? Sepúlveda aveva conosciuto queste terre, aveva conosciuto anche il lento avvicinamento di tanta gente di posti sperduti, non solo alla scrittura, che è un passo ulteriore più avanti, ma anche alla lettura in lingua, e quindi lui si occupava di questo. Allora, piano piano, girando il mondo e conoscendo davvero, non girando il mondo da turista, quello non serve a niente, non si capisce niente, se uno va in un posto e ci sta per un periodo, può cominciare a conoscere una persona come questa, che, ecco, vi faccio vedere la copertina del libro. Il libro è scritto da Flavia Couturi, che è anche un insieme di quaderni di questo autore, e che devono ancora essere tutti pubblicati, tradotti e così avanti. E vedete il sottotitolo, non so se riuscite a leggerlo, è un pescatore scrittore, c'è scritto, del Messico indigeno. Quindi c'era un pescatore scrittore che stava in questo villaggio, allora era sperduto, era difficile arrivarci, anche se dovevano superare delle grandi dune fra l'Oceano Pacifico e le lagune della costa. Questo anziano uomo, tipo il vecchio il mare, era lì che scriveva dei suoi quaderni, tutti un po' rotti, un po' strappati, un po' ridotti male, ma intanto scriveva. E allora qui Flavia, che ha dedicato questo libro a questo pescatore, riporta tanti pezzi di quello che sta nei suoi quaderni, ma c'è molto di più da scrivere. Questo libro è pieno di testi che lui ha scritto, ed è un omaggio appunto a una persona così. Si potrebbero scrivere altri libri su tante persone di grande valore che stanno nel mondo, di cui nessuno sa niente, però per fortuna oggi, in anni più recenti, qualcosa sta anche venendo fuori, e questo è importante. Allora, percorrendo tutta questa storia, ci sarebbe molto da riflettere. Io, per esempio, più di 20 anni fa scrissi, conobbi un indigeno di questi, di cui adesso torniamo, vi racconto qualcosa di lui, che fra le altre cose è uscita la sua foto l'altro giorno sull'Avvenire, è questo signore qua, si chiama Ayrton Krenak, ed è di un popolo indigeno che è stato massacrato, fatto a pezzi, triturato in tutti i peggiori modi, appunto dai bianchi o meticci che volevano impossessarsi delle sue terre. Loro hanno resistito, li avevano anche convinti a non parlare più la loro lingua, perché una delle cose che si fa in questi casi non solo non dargli carta e penna, perché per carità si mettessero pure a scrivere, ma li hanno convinti a lasciare perdere la loro lingua. Loro invece si sono messi con molta caparbietà, hanno cominciato anche a scrivere la loro, prima a parlarla e poi a scrivere. Infatti adesso ho in progetto di tornare in quella regione. Ma questa figura che vi ho mostrato la fotografia poco fa, che si chiama Ayrton Krenak, io tanti anni fa lo intervistai e scrissi un articolo, un lavoro su di lui, e il titolo del lavoro è La lingua nel baule, perché la loro lingua, che loro non parlavano più, era finita in un baule nei sotterranei del museo di San Pietroburgo all'epoca, cioè parliamo di un baule che era della seconda metà fino all'Ottocento, e la loro lingua, tutte le loro parole, i loro verbi, il loro dizionario, i loro racconti, era tutta chiusa in questo baule. E allora il racconto che io ho scritto è proprio La lingua nel baule. Per fortuna, piano piano, molte di queste popolazioni indigene capiscono che se lasciano tutte le loro conoscenze,
del mondo materiale, botanico, zoologico, tutto l'ambiente, insomma, chiuso in un baule, non resterà più nulla di loro, né nessuno saprà più nulla di loro. E allora piano piano, appunto, come il pescatore Juan Olivares, di cui vi raccontavo un attimo fa, altri hanno cominciato a tirar fuori non solo i loro, le loro conoscenze, che sono sconfinate, vi dicevo, avevo cominciato raccontando gli indigeni che sanno vedere quanti insetti ci sono, quanti sono rimasti, gli uccelli, gli uccelletti, cosa fanno, cosa non fanno, con centinaia, per esempio, di verbi per descrivere le azioni di tanti uccelli e uccelletti. Se uno pensa come parlano tanta gente delle nostre campagne, montagne, hanno una quantità di lessico per descrivere il mondo naturale che noi delle città di solito neanche ce lo immaginiamo. E così è per la popolazione indigena. Allora, quando si distrugge questa conoscenza o ci si convince che è una conoscenza inutile, che rispetto al mondo moderno non gliene può importare niente, non gliene frega niente a nessuno di quello che loro sanno, è un modo per distruggere tutta la loro conoscenza, nonché quello di cui loro possono parlare. Però c'è un percorso di riscossa. Io ho collaborato molto in tanti anni in Sud America, specialmente negli ultimi 20 anni, ho collaborato molto con un antico missionario che era un'arca di scienza immensa, era un uomo che è morto poco tempo fa, anzi mi ho piacere di ricordarlo, qui si chiamava Ciro Pellizzarro, e lui aveva raccolto tutta la mitologia di questa popolazione che sono gli Shuar, che adesso arriviamo a parlare perché vi parlerò della poetessa che è venuta anche lì a... due Shuar sono venuti lì a Ostana, una è Maria Clara Sciarupi, questa bella bambina qui, ovviamente quando è andata a Ostana non era più una bambina, era diventata una poetessa, e un altro giovanotto che si chiama Tundiak Katan Hua, che è diventato un leader del suo popolo. Con questa popolazione, per quanto avessero molta forza e erano riusciti a cacciare gli spagnoli, li hanno fatti andare via di corsa, si sono liberati da soli, per quanto fossero così, però piano piano la convinzione, essere convinti che tutto quello che loro sapevano, tutta la loro lingua, tutte le loro conoscenze non valevano niente, anzi meglio che se ne liberassero subito, come succede in tutte le parti, comprese in Europa, se fosse per i governi, dei vari governi europei, loro stavano ormai perdendo quasi tutto, ma proprio nel senso che si vergognavano di quello che sapevano, era una cosa vergognosa parlare quella lingua, sapere quelle cose, raccontare i racconti della loro terra, della loro storia, era una vergogna. Allora c'era questo missionario, controtendenza, perché spesso, non sempre, ma molto spesso, i missionari sono quelli che cercano di convincerli di lasciar perdere tutte queste sciocchezze e di pensare invece al mondo in cui loro devono immettersi, devono entrare. Non è sempre così, per fortuna in tutte le parti ci sono anche gente che sono missionari, con cui io di solito ho molto di che discutere, ma che riconoscono l'importanza di quello che loro sanno e dicono. Allora questo missionario di cui vi parlavo, si chiamava Ciro Pellizzarro, che è morto a 87 anni, credo l'anno scorso, un po' di mesi fa. E ho collaborato con lui in tanti aspetti, lui ha raccolto tutta una quantità enorme dei loro miti, delle narrazioni mitologiche sul mondo, che sono la spiegazione di perché il mondo è così com'è. Vedete quel primo libro che vi ho mostrato di questi brasiliani, intitolato Prima il mondo non esisteva. Allora bisogna spiegare perché il mondo esiste, come è fatto il mondo. Quindi perché c'è questo tale uccello, perché c'è questa tale pietra, perché c'è questa tale pianta e così avanti, no? Allora lui ha fatto questo lavoro che è uscito con qualcosa come in 12 libri di raccolta di quella che una volta si chiamava, a me non piace questo modo di parlare, letteratura orale. Non è letteratura, è un modo di travisare le cose dal nostro punto di vista. Siccome noi abbiamo la scrittura, quello che è soltanto raccontato diventa letteratura orale. In realtà sono forme espressive che bisogna riconoscere in quanto tali. Nell'ultima parte della sua vita ha fatto un lavoro ancora più difficile,
che è stato raccogliere qualcosa come più di 1500 canti di amore e rivolti alla natura, o cantati dalle donne agli uomini, o dagli uomini alle donne, e così avanti, che è venuto fuori un libro meraviglioso di questi canti, a cui io, siccome lui ormai era molto vecchiotto, ridotto male, era poi infatti dopo un po' purtroppo se n'è andato, ho scritto l'introduzione. Quindi c'è quest'altro risvolto che è importantissimo, che non è solo la narrazione del mondo che fanno gli indigeni, è anche la poesia. Cioè il lavoro, la poesia cos'è? L'elaborazione sulla stessa lingua, una specie di riflessione sulla lingua, per poter, tramite la lingua di cui uno dispone, andare oltre. Io dico sempre, questo lo dico anche agli studenti, i poeti, i veri poeti, sto parlando dei veri poeti, sono gli eroi della lotta di liberazione che di ciascuno di noi contro i limiti della lingua, perché se uno prende la lingua che uno parla in modo banale e stupido, così per dire quattro cose, per dire sciocchezze, oggi vado al cinema, cosa mangiamo stasera, qualsiasi cosa di questo genere, va bene, questo è il parlare comune, ma chi invece vuole riflettere sulla propria lingua, farla crescere, e questo fanno i veri scrittori, i veri poeti, e allora cerca di ampliare gli orizzonti, gli spazi della propria lingua. E così in tante popolazioni indigene, direi tutte, non riesco a pensarne una che non ce l'abbia, c'è un modo di usare la lingua in modo, diciamo così, poetico, che è quello che realmente espande la lingua, la porta oltre, la fa appunto, mette insieme le parole in modo tale che noi capiamo che il mondo, come viene espresso con quelle parole, è più vasto del mondo della quotidianità semplicemente percepito nell'andirivieni dei giorni. Allora, piano piano stanno venendo fuori, in varie parti, scrittori che non sono solo scrittori di narrazioni, di narrative indigene, sono scrittori che sono dei poeti. Qui potrei menzionarne tantissime, insomma, devo limitarmi perché le cose da dire sono troppe. Volevo mostrare questo libro che ve l'ho già mostrato due volte, di questa poetessa che è venuta a Ostana. Quando è venuta a Ostana era così, questa è la sua foto, questa è Maria Clara Sciaruppi. E ha scritto questo libro di poesie che è veramente bellissimo. Adesso sto preparando l'edizione in italiano di questo libro. Vedete, c'è un titolo il titolo è Tarimiat. Questo vuol dire nella lingua shuar in cui lei scrive, vuol dire la prima moglie. Loro erano, e in parte ancora sono, poligami, perché gli uomini si ammazzavano molto, quindi erano sempre in guerra, si ammazzavano fra di loro, e quindi potevano avere due, tre, alcune volte anche addirittura quattro mogli, ma la prima moglie, quella che aveva un ruolo centrale più importante, si chiamava appunto Tarimiat. E questo libro è una serie di poesie bellissime, in cui appunto sono in parte poemi di amore, che questa Maria Clara aveva scritto, e l'ha scritta attraverso gli anni, e speriamo che prima o poi possa uscire anche in italiano, cioè col testo shuar e la traduzione in italiano con alcune spiegazioni, perché tanti concetti che sono qui dentro non è che sono così ovvi, sono mondi molto lontani da noi, no? Detto questo, poi c'è un'altra categoria ulteriore di, dopo in quelli che hanno scritto narrazioni, narrativa più o meno tradizionale, come quelli che vi ho fatto vedere prima, i brasiliani che hanno scritto sul mondo che non esisteva prima e così avanti, altri che stanno scrivendo narrativa già più elaborata in termini di come si affronta il mondo moderno, sono tanti scrittori che stanno scrivendo su questo, e poi c'è un'altra classe, un genere di persone che stanno scrivendo, persone indigene, che stanno scrivendo la riflessione sul mondo. Com'è il mondo dopo tutta la catastrofe che gli è piombata addosso, di noi, cioè noi gli siamo piombati addosso, dopo 1492, e questo librone gigantesco, che voi vedete quanto è grosso, guardate qua, e questo libro si chiama La caduta del cielo, e l'ha scritto un grande
sciamano, cioè un operatore che, spirituale che conversa con gli spiriti e tutto questo, che si chiama Dadik Openawa, ed è di una popolazione che vive in una regione piuttosto remota, nel nord del Brasile, frontiera con il Venezuela, e quello che lo ha, diciamo, gli ha fatto un po', potremmo dire, una maieutica per fargli venire fuori tutto questo racconto, è stato un antropologo francese, molto bravo, che lo conosce da 40 anni, e quindi lui ha risposto in modo molto elaborato, ci sono interi passi bellissimi, io anzi li sto scrivendo, poi ci sono anche molti disegni dentro, perché lui da via che raccontava, voleva anche far vedere le visioni, le cose, questi sono popolazioni che fanno uso di molti allucinogeni, quindi per poter parlare del mondo bisogna anche fare disegni per far vedere, non so, ecco, andate con un disegno di questo sciamano, sono disegni che loro fanno, che sono in parte le loro visioni. È un libro di circa 1000 pagine, capito? 1000 pagine, non è una robetta da niente. È uscito inizialmente in francese 3 anni fa, perché questo antropologo, che si chiama Bruce Albert, è quello che ha raccolto tutto il materiale, e insieme a questo sciamano amazzonico hanno scritto questo libro, mettendo giù tutto quello che era, lui ne parlava nella sua lingua, in Yanomami, e quindi via via poi lo traducevano in portoghese, e poi è uscito in francese, adesso è uscito già in Brasile, è uscito in italiano come l'avete visto, e c'è il riferimento a quel mito per cui a un certo punto il via via si sta avvicinando sempre di più, sempre peggio, il momento in cui il cielo ci cadrà addosso. Anzi, tra le altre cose, qua c'è sempre sul giornale dell'altro ieri, è uscito, c'era anche la foto di questo sciamano Yanomami, ecco, la vedete qua, che si chiama Dadik Openawa, è una persona molto saggia, dal pensiero molto complesso, e che appunto è un osservatore feroce, feroce della progressiva distruzione demenziale del nostro mondo nei confronti del suo mondo, e voi sapete anche come sta, se la sta passando il Brasile con la situazione in cui si trova, quindi la distruzione dell'Amazzonia e tutto questo. Quindi è una situazione gravissima, e qua vi volevo far notare che questi pensatori indigeni via via che vengono, ce ne sono tanti, e qua adesso ne faccio qualche dato di qualcuno, ma per il resto ce ne sono tanti in giro che riflettono su come noi, i bianchi, gli europei, gli occidentali, li siano portati alla distruzione del loro mondo. E come appunto a un certo punto, non so, per fortuna nessuno di noi, o forse qualcuno molto anziano, ma io no, sono nato dopo la guerra, ma insomma, era come vivere nella guerra con i bombardamenti, ti distruggevano tutto intorno e qualcosa del genere. Ecco, noi non l'abbiamo ancora. Allora, l'ultimo di questi libri che voglio far vedere, questo è un altro pensatore, notevole, ve l'ho fatto vedere prima, si chiama Ailton Krenak. Vedete, questo libro brasiliano è intitolato Idee per rinviare, adiar è il verbo brasiliano, idee per rinviare la fine del mondo. Quindi loro, vedete, fra il cielo che cade, e il mondo che sta per finire, loro hanno le idee chiare su questo, loro lo vedono. Perché lo vedono? Perché loro osservano in dettaglio, non sono come la maggior parte di noi, che non guarda niente, che non vede niente, che può passeggiare per un bosco e non sa neanche dire i nomi delle piante che gli passano vicino, molti di noi. Loro guardano tutto in dettaglio, sanno dirti non trovo più quella pianta tale, quante volte ho sentito dire, e ormai non si trova più quella pianta che serviva per fare una certa cosa, no? Quindi hanno l'idea che il mondo sta finendo, ce l'hanno chiaro questo. E allora vi facevo far vedere, se abbiamo cominciato questo breve percorso con l'idea... Maurizio, scusa, ti diamo qualche minuto, poi però vorremmo che qualcuno si facesse ancora delle domande. Quindi... Stavo concludendo. Allora, fra, vedete qua, una fase di un relativo ottimismo, anche se non avevano molte ragioni per essere ottimisti,
quando scrivevano questi due indigeni dell'Alta Amazzonia, scrivevano prima il mondo non esisteva. E fra quello che ha scritto questo pensatore indigeno, che speriamo di far venire in Italia anche presto, idee per rinviare la fine del mondo, capite che c'è un ciclo. Sono passati 40 anni e da un relativo, potremmo dire, un relativo forse quasi ingenuo ottimismo a una consapevolezza che ormai ci stiamo avviando alla catastrofe finale. Ovviamente questa pandemia è solo uno degli aspetti di tutto questo. Quindi noi dobbiamo, diciamo, per sintetizzare tutto questo, è che se noi non ascoltiamo come dovremmo vedere l'osservazione che gli indigeni fanno del loro mondo, come ne parlano fra di loro, non a noi, come ne parlano fra di loro, questo è importante, ascoltare i loro discorsi nelle loro lingue, fra di loro, quello che poi alcuni di loro si fanno coraggio di scrivere, ecco, noi ci cominceremo a avere con una certa consapevolezza, che ovviamente saremo sempre quattro gatti ad avere questa consapevolezza, perché certamente i governi, i governanti non gliene può importare di niente, anzi se possono devastare di più vanno avanti. Questo è il ciclo che vi ho voluto presentare velocemente, sono 40 anni da quando il mondo ancora non esisteva a quando ormai bisogna cominciare a pensare che ci cade il cielo in terra e cercare di rinviare la caduta del cielo e del mondo. Ho finito. Ascolta, abbiamo ancora tempo per delle domande? Se c'è qualcheduno, allora potremmo fare due cose. Se c'è qualcheduno che vuol fare una domanda a Maurizio, bene, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. E comunque poi ti possono sempre raggiungere. Ma certo, certo. Sì, tu tanto, insomma, riusciranno poi a trovarti, no? Cioè, al massimo chiedete la Ciambro Doc e noi vi mettiamo in contatto. Prima con... che ci caschi il mondo addosso, il cielo in testa. Quindi se c'è qualcuno che vuol fare una domanda a Maurizio, abbiamo un pochino di spazio, un momento di spazio. C'è un antropologo, Andrea. Marzia? Marzia? Intanto ti salutiamo Maurizio, compaio qua al fianco di Ines. Al fianco. Io quello che posso dire è che... ho trovato la tua esposizione molto molto interessante, molto ricca di elementi di riflessione, e quest'anno abbiamo fatto il sito premiostana.it che pensiamo di mantenere nel tempo e pensiamo di mettere in piedi una news mensile che rifletta su questi temi con appunto una specie di redazione alla quale ti chiederemo di partecipare, e in modo che in Italia e anche non solo in Italia si possa avere comunque un luogo per poter riflettere. C'è una abbiamo una domanda, allora. La leggo, intanto diamo la parola a Federica da Milano. Ah, Federica. Ciao. Da Milano. Ciao Maurizio, bellissima relazione. Grazie. Secondo lei lo scrivere e pubblicare un contenuto come quelli citati può cambiare in qualche modo ciò che poteva invece venire raccontato e comunicato in modo tradizionale? Beh, dunque, noi siamo tutti dentro un mondo in cui ormai non solo la scrittura, ma anche la scrittura questa di tipo telematico e tutto il resto ormai governa tutto. Pensiamo cosa vuol dire vivere in una società come quelle che ho conosciuto io, a questo punto dico per fortuna, perché ormai ci sarà sempre meno la possibilità di conoscerle, in cui tutte le conoscenze passano solo oralmente fra poche persone che se le scambiano. Se riusciamo a dar voce a queste voci remote e nascoste, se riusciamo a trovare chi voglia mettere in linea, rendere accessibili queste voci, o addirittura pubblicarle, rendere accessibili in qualche modo diversi, credo che c'è molto da sapere e da ascoltare. Quello che dobbiamo imparare noi, tutti noi, che siamo, io dico sempre, siamo dentro la spocchia del mondo occidentale, europeo, fino dentro il collo, se impariamo a ascoltare e ad ascoltare voci altrui, avremo fatto un grande passo avanti. E il modo per ascoltare ce lo offrono questa gente. Ci dicono ascoltateci, ma chi li ascolta? Certo non i governi
come quelli che vediamo in giro per il mondo. Grazie. La domanda è stata posta da Andrea Testa, ho sbagliato la lettura della chat, mentre Federica da Milano ringrazia per la relazione, è stata molto seguita, e saluta anche Flavia. Grazie, grazie. Sì, li conosco tutti e due, ma il primo che hai detto è Andrea Pezzè. Andrea Testa. Testa. Ah, beh, va bene, va bene, va bene. Grazie. Direi che ci avviamo alla conclusione, stanno comparendo altre domande, ma le raccogliamo e le riproponiamo su Facebook, così le raccogliamo per... Io non ho Facebook, non posso guardare Facebook. Gliele mandiamo in forma di mail, così... Ah, quello sì, chi vuole scrivere in forma mail, con molto piacere. Perfetto, così potranno raggiungere... Indirizzo mail se ci sono domande, perché ovviamente io sono... Così come ascolto le voci degli indigeni, voglio ascoltare in primo luogo quelli che sono interessati a queste voci. Perfetto, direi che possiamo far convogliare sulla pagina Facebook del Premio Stana tutte le domande tutti gli interventi, così possiamo lasciare lo spazio agli interventi successivi. Va bene, va bene. Ti ringraziamo Maurizio. Allora, grazie, grazie a voi. Maurizio, ciao. Sei ingaggiato per la news che si chiamerà Lenghes in Convivenzio e che partirà a settembre con una redazione internazionale della quale tu farai parte come nostro consulente per tutti quei popoli indigeni che non hanno voce. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento.